Siamo qui con il patron Romano Aleardi. Romano, una partita, una sofferenza, però alla fine grande gioia. Non sofferenza, che abbiamo giocato un calcio, però non è che abbiamo fatto, abbiamo rubato, abbiamo fatto il nostro dovere, dai. Abbiamo visto la calama, insomma, dai. È importante, Romano, l'atteggiamento giusto dei ragazzi, hanno lottato, hanno combattuto su ogni palla, mancava solo, appunto, come ha detto lei, il gol per vincerla nei tempi regolamentari, però alla fine comunque ce l'ha fatta il Montecchio con merito. Se giocava con una squadra con molta esperienza, aveva 5 punti lì che casuano i professionisti, dunque comunque noi abbiamo meritato, per me, dopo. Adesso si apre lo scenario degli spareggi nazionali, che potrebbero essere l'apertura verso quella famosa categoria, quella Serie D che da Montecchio manca dal 2011-2012 e che la piazza la richiede. Speriamo, dai, qua adesso la mettiamo tutta, anzi che la mette loro tutta. Mi metto le ciacole e lui che mette i fatti. Lo vedo sorridente, Romano, quindi è una gioia che va vissuta dal primo all'ultimo con Mattia, con tutta la squadra, con tutta la dirigenza. Comunque grande merito il Tusi, dai, che quest'anno si è visto il calcio vero, no? Ciacole. Ecco come ho fatto. Podino, anche col punteggio che abbiamo fatto, Podino vincerla anche così. Grazie, ecco, la lascio andare a festeggiare e per godersi questa bella vittoria e questo accesso agli spareggi nazionali. Siamo qui con Matteo Segantini, assolutamente protagonista nei calci di rigore. Matteo, vincere una gara e arrivare agli spareggi nazionali ai rigori è tanta roba, tanta sofferenza, ma penso che la gioia sia immensa. Ma senza sofferenza non c'è gioia, e noi quest'anno pensiamo di esserci regalati una grandissima gioia. Siamo contentissimi, è stata dura, perché col Treviso abbiamo fatto veramente tanta fatica, sia l'andata, il ritorno, questo spareggio. Però siamo molto contenti e adesso dobbiamo continuare questo sogno e basta. Testa domenica prossima, c'è spareggio col San Georgen, quindi l'importante è tirare una riga e si riparte più forti di prima. Grazie. Certo, noi non siamo ancora soddisfatti e continueremo così. Grazie, ti lascio andare a festeggiare. Alex, sei in diretta, ricordiamo assieme a te il gol, quella pallonetto che sembrava fosse, dovesse essere salvato sulla linea dei difensori e invece è andato dentro. Grande gioia su un campo che ti ha visto protagonista. Sì, beh, la gioia è tantissima, ma soprattutto per aver passato il turno. Matteo mi ha messo quella palla lì in profondità, ho visto il portiere uscire, ho provato il tocco sotto e sono stati attimi che la palla non entrava mai, poi ho visto che è entrata e abbiamo festeggiato, insomma. Comunque bella vittoria, però ce la godiamo, però abbiamo già la testa per la prossima. Federico, sembrava una storia infinita, non sono bastate 3 partite col Treviso, 120 minuti, si è dovuto arrivare ai rigori. Si sa che i rigori è una lotteria, però vincerla penso che la soddisfazione vada a colmare tutte le sofferenze che ci sono state in queste partite. No, sono stati dei playoff molto emozionanti, conclusisi con una gioia incredibile. È stata una partita tirata, forse meritavamo il vantaggio, però oggi ci sono delle gioie incredibili. Vorrei fare i commenti anche al Treviso, perché comunque forse meritavano anche loro, però il calcio è questo qui, la lotteria dei rigori è questa, ma siamo davvero davvero felici. Senti Federico, cosa hai pensato all'ultimissima occasione proprio negli ultimissimi secondi? Hai visto che abbiamo avuto quell'occasione al 120esimo, sì. Ho detto forse non è la giornata giusta questa qui, invece poi i rigori sono stati bravi, essere freddi e portiamo a casa questa qualificazione che è importantissima, cioè, secondo me ce la meritiamo.